Cosa è Phil, mi hai successo? salvato! No, Giovanni mi ha scritto 5 minuti arrivo. Dico, no, sono in diretta, Giovanni. Ma Praticamente mi ha detto che mi è evidentemente successo un disastro in casa. Ma guarda te, non aveva so. delle cose da fare. Stai bene? State tutti bene? Bene, mi racconterà cosa è successo. Sì, tu possiamo svelarlo che sarai un nostro ospite. Certo, alla Però avremo una grande. puntata a parte con te. Quelle domande non posso fartele adesso. Senti, la bella notizia è che il libro di Chiara, dove in qualche modo ci sei anche tu e racconteremo con te perché ci sei anche tu, Sì. anzi possiamo già dirlo visto che sei qua, dai, Vai, vai, vai. c'è una parte scritta anche da Filippo, possiamo annunciarlo ai tuoi fan, dentro questo grande libro che si chiama Dio è gioia, dove Chiara fa un percorso alla ricerca della felicità e dove c'è anche un'intervista a Papa Francesco, testi scelti suoi, testimonianze, anche alcuni personaggi hanno messo la loro ricerca di felicità e di spiritualità. Filippo è uno di questi che ha scritto un capitoletto di questo libro ed è molto bello. Ce ne parlerà però quando verrà in diretta apposta Certo. per far tutto. Il libro uscirà il 19 maggio ed è già Wow. adesso prenotabile online. Se uno va su Amazon o sulla Fantastico. pagina di Chiara c'è un link sotto il suo profilo da cui si può prenotare su IBS, Feltrinelli o Amazon. E dunque, Bellissimo. prenotatelo, Dio è gioia, merita, credete. Un abbraccio, Abbraccio a Phil, te. saluta Patty e Sì, tutta sarà la fatto. grande Saluta a ciurma, tutti. tutta la famiglia. Saluta a tutti in comunità e un saluto Certo. a tutti quelli che sono collegati. Un abbraccio a voi. Grazie Filippo, sei Ciao. veramente un fratello, grande. Ehi là! Benvenuto Giovanni, ciao. Hai visto che Porca c'è stato Neck che è venuto a salvarmi? miseria, salvato da NEC! Senti, ma che è Bellissimo, successo? salvato da NEC, questo non si... Immagino da papà con i bambini in casa un po' di No, c'è stato problemi. un disastro adesso, scusa, perdonatemi tutti quanti, ma ci ho avuto un momento di crisi assoluta proprio. Beh, Scusatemi. Eccomi qua, Giovanni, eccomi qua. io devo Allora, come raccontarti, stai? devo... Io bene, tu? Mi senti? Sì, Non mi bene. senti? Sì, Aspetta sì, che sì, sì. Sì, mi senti? Aspetta ti sento che bene. mi sposto. Ehi? Ecco, aspetta che vado in Bene, un così posto facciamo un dove tour prende meglio il virtuale nella tua telefono. casa, è bello. Qua mi senti? Beh, un bel tour virtuale nella tua casa, mi piace, sì. Però si è sbloccata la tua faccia in un modo fantastico, sembra una cosa creata d'arte questa. Invece, ragazzi, è tutto vero, tutto in diretta, è tutto non preparato. È così, è fantastico. Qua prende, ho cambiato stanza. Ci Oh, sei? grande! Intanto abbiamo visto tutta casa tua, grazie, perché abbiamo fatto un Ma no, bellissimo perché tour poi... virtuale. prende malissimo il telefono in questa casa, questa stanza di mia Senti, figlia, vedete? C'è il è fiocco, ecco i bellissimo, vestitini, fantastico. Voi dovete ecco. sapere che con Giovanni abbiamo fatto una diretta su TV 2000 e a un certo punto hanno mandato la pubblicità. Mentre mandavano la pubblicità, lui in onda diceva ai figli come cucinare. Sentivi i bambini che dicevano: no, giro troppo, giro poco. Era una cosa fantastica. Dovevamo mandare in onda quello, non tutto quello che abbiamo fatto di là. Quello Sì, era il resto bellissimo. erano tutte menate così, che uno cerca di essere serio, però la realtà è poi è il sugo e cose. Senti, ma Ecco. visto che ti abbiamo in onda e non so per quanto, perché la linea potrebbe cadere, io vado sulla domanda più importante che dovevo farti. Vai, vai, Essendo vai, vai. che uscirà questo libro il 19 maggio di Chiara, scritto anche con Papa Francesco per una parte di un'intervista, un libro che è una ricerca della felicità oggi, soprattutto in un tempo così difficile, vorrei chiederti qual è la tua ricetta di felicità? Quali sono i tuoi ingredienti segreti per cercare di avere la felicità ogni giorno? Allora, io ho un grande problema con il tempo, cioè ciò che mi rende poco felice è la ricerca spasmodica di acchiappare il tempo, di conquistare, di governare il tempo. E allora, io mi sembra di aver capito che riesco a essere un pochino più felice quando lascio che il tempo non sia mio, ma sia di Dio. Quando lascio che a guidare il tempo sia qualcun altro, perché io proprio non sono in grado, cioè io faccio veramente casini continui, continui, proprio con il tempo che mi è stato affidato, anche perché poi sono avaro di tempo, sono
sono preoccupato, sono ansioso, continuamente, ho sempre paura che il tempo non basti a fare le cose che vorrei avere la giornata di 52 ore, eccetera. Mi dimentico le cose importanti, mi dimentico di dare un bacio a mia moglie, di stare un po' con i figli perché c'ho il lavoro, le scadenze, le cose, eccetera. E allora la mia ricetta di felicità è questa: abbandonarsi al ritmo di Dio, cioè che qualcun altro guidi il tuo tempo. Questo è quello che penso mi renda difficile, che non faccio mai, che invece me lo dimentico sempre. Cioè, questa ricetta io me la dimentico sempre, costantemente, tutti i giorni. Faccio esattamente il contrario di quello che sto dicendo. Però questa è la ricetta, insomma. Ecco. Però è il tuo proposito, molto bello. È il mio proposito. Molto, molto bello, Giovanni. Sì. Senti, e qual è la gioia, la felicità più grande che hai sperimentato nella tua vita? A schiaffo, così, sono domande un po' provocatorie. Beh, quando mi sono fidanzato di nuovo con l'attuale mia moglie, che ci eravamo lasciati, per colpa mia, insomma. E a un certo punto ci siamo visti in un parcheggio di Pietralata, un posto bruttissimo. La conosco bene. Luoghi frequentati da Nuovi Orizzonti. Ci abito a Pietralata. Questa vedi, è Pietralata. Vengo vedete? A trovarti allora. Questa è Pietralata. Benissimo. La vedete? Ecco. E questo parcheggio era molto brutto, particolarmente brutto. Poi eravamo tutti e due molto agitati. Ci siamo incontrati in questo parcheggio senza sapere bene cosa dirci. Siamo scoppiati a ridere. Quella è stata una gioia potentissima. E poi ci siamo rimessi insieme. Sì. Bellissima risposta anche, grazie. E senti, allora vado un po' a schiaffo sempre con le domande. Nel libro c'è una parte importante che troveremo con una parte inedita di Papa Francesco, ma anche testi scelti proprio sul tema della gioia e della felicità. Noi abbiamo vissuto anche un momento insieme con Papa Francesco, grazie a Maria Amata Calò, che è anche qui collegata in questo momento. Sì. C'è Maria Amata, al Sinodo dei Giovani. Tamara, Maria Amata ci hanno dato questa opportunità molto bella di vivere questo evento con bellissimo, tutti i giovani del mondo in aula Paolo VI. Sembra ieri e sembra anche così lontano ormai con quello che stiamo vivendo. E tu hai presentato questo evento davanti a Santo Padre e a tutti i padri che hanno fatto parte del Sinodo. Penso che sia stato anche per te, pur essendo un uomo di spettacolo, di TV, bravissimo, davvero, però una cosa un po' particolare, no? Presentare un evento davanti al Papa. Che cosa ti ricordi di quel momento e anche dell'incontro proprio personale tra te e il Papa? Ma allora, è stata un'emozione incredibile. Io ero veramente tanto felice, tantissimo. Mi sembrava di stare così in una specie di grande vacanza, in una specie di viaggio scolastico con il professore, quello buono, quello che ti vuole bene, no? E il Papa aveva questo modo di relazionarsi con noi. Cioè, la cosa, insomma, quello è stato l'unico momento in cui l'ho incontrato in vita mia, il resto lo vedo nelle occasioni pubbliche. E lui mi sembra, poi forse tu lo conosci, avrai un rapporto più, io non lo so, quindi, però la mia sensazione è che lui abbia una attenzione assoluta a chi ha di fronte. Allora, questi occhi attenti alle storie di questi, c'erano questi ragazzi che raccontavano la loro storia, io semplicemente stavo lì, li presentavo uno dopo l'altro, cioè non è che dovevo fare chissà che cosa, io semplicemente dire adesso c'è questo, adesso c'è quell'altro, quindi. E quello che fa il presentatore, no? E vedere il Papa così concentrato nelle storie di dolore, di vita di queste persone, mi ha veramente commosso. Cioè, abbiamo un pastore che ama le pecore, proprio le sue pecore, veramente, veramente. A me piacerebbe avere questa attenzione nei confronti degli altri, cioè, perché ti fa star bene. Quando tu hai di fronte a te una persona che ti guarda come se volesse sapere tutto di te, come se quello che tu dici, la storia che tu racconti, lo riguarda, è qualcosa che
che lo fa soffrire, amare, gioire insieme a te. Allora, questo sguardo così, così da pastore, mi piacerebbe impararlo. Mi piacerebbe impararlo davvero. Bellissimo. Sì. Senti, c'è una frase in particolare, un concetto di qualcosa che il Papa ha detto che ti è rimasto particolarmente a cuore? Ma in quell'occasione o in genere? In generale anche. Ah beh, a me il Papa mi ha veramente colpito tantissimo. Uno dei primi interventi che faceva in tempi assolutamente non sospetti, cioè molto prima di tutte le storie sui migranti, adesso, insomma, tutte le polemiche che ci sono state, no? Tutte le, molto, molto, molto prima. Cioè, qualcuno ogni tanto cerca di entrare, poi la porta, non scoprire chi è. Forse la proprietaria della camera, può essere. La sì, che puoi entrare se vuoi, eh? Sì, è camera non tua, è che... puoi entrare. È camera tua, puoi entrare, solamente... Cecilia. Sì, ci sono solamente 560 persone collegate. Ecco, vedi, ecco, la vedi? Ecco qua. Allora, il Papa mi disse questa cosa quando ci fu un disastro a Lampedusa, non mi ricordo quale, però veramente tantissimi anni fa, e nessuno parlava di questa roba. E lui disse questa cosa, guardando la telecamera, disse, ma quante volte tu hai pianto per queste persone che sono morte in mare? Quante volte ti è successo? E io mi sono risposto, mai. Non ho mai pianto per queste persone qui. Cioè, quando parliamo, no, di migranti, non migranti, di poveri, di persone, veramente noi siamo molto bravi a dire bisognerebbe fare così, bisognerebbe fare colà, bisognerebbe... occuparsene, non occuparsene, fare muri, non fare muri, ma la domanda fondamentale è: ma tu piangi per questa gente qui? Ma te, tu, no? Il governo, la Caritas, non so chi se ne deve occupare. Sì, loro se ne devono, sì, se ne occuperanno, non se ne occuperanno, ma tu piangi? A te ti muove il cuore questa roba qua? E la risposta era no. La risposta che mi sono dato era no, cioè io sono concentrato nella mia vita, nei miei problemi, e questo mi ha veramente messo in una prospettiva nuova. Il Papa ha questa capacità di aprire squarci sulla realtà, su realtà a cui tu non fai caso, non, cose che hai davanti agli occhi tutti i giorni e a cui non fai caso. E quindi ho detto, sì, voglio piangere questa gente qui, voglio avere sempre questo sguardo, stesso, è sempre questione di sguardo, no? Di come guardi la realtà, come guardi chi hai di fronte. Mamma mia, grazie Giovanni. Sai, mi ha fatto riflettere così che l'unica via, penso che il Papa vive questo perché ha vissuto una certa vita a contatto con le persone, non è solo una dote naturale che lui ha, lui sente le persone e le ascolta, sì, sì. Però viene anche veramente dal contatto con quel mondo e l'ha vissuto su di sé. Io penso, purtroppo, finché non viviamo certe esperienze noi non le capiamo, non possiamo capire, sì, sì, cosa significhi scappare di casa, rischiare la vita e tutto per... Non possiamo sapere, perché non abbiamo vissuto questa esperienza. Io sono stato a Lampedusa nei primi anni in cui ci sono stati gli sbarchi, proprio dopo che il Papa andò lì, appena eletto. Fu il suo primo viaggio. Mi ricordo che sono rimasto lì una settimana, sì, e lì ho pianto. Ma ho pianto quando? Ho pianto quando ho ascoltato i racconti delle persone davanti a me. Prima no, prima anch'io non piangevo. Non capivo neppure. Anzi, potevo essere anch'io pieno di pregiudizio, perché ho dovuto incontrare quegli occhi. Hai detto bene, è una questione di sguardi. È proprio vero. Sì, sì. Guarda, grazie perché ci hai regalato dei minuti preziosissimi. Io, figurati, che dire, tu sei, oltre ad essere stato un testimone oggi, raccontandoci come tu hai trovato o cerchi di trovare la felicità e la gioia piena in modo molto profondo, sei anche una persona che dona felicità e lo fai veramente bene. I tuoi video sono seguitissimi,
guarda, è fantastico, sei bravissimo davvero, ti facciamo i complimenti, continua grazie. Così. Grazie, ci sarà una sorpresa che... adesso. Sì, benissimo, allora l'aspettiamo, l'aspettiamo. Sì, domani farò una diretta in cui annuncio un progetto nuovo, molto bello. Fantastico, sono proprio felice. Sì, sono proprio felice. Allora in bocca al lupo e siamo con te. Va bene, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao, un abbraccio Davide, ciao. Grazie, ciao. E adesso posso veramente chiamare, che è stato, no, paziente, di più, il grandissimo Don Alberto Ravagnani. Vediamo, vediamo, sta arrivando. Eccoci, grande! Ciao, ciao, ciao. Sei stato paziente, io mi sono divertito un sacco qua dietro lo schermo. Ti diverti con le spalle mie, ti diverti. Complimenti, mamma. Sì, sì. Guarda, mi sembra la risposta che mi ha dato Fabio Fazio alla prima diretta che abbiamo fatto. Lui ci ha detto, ah, vi ho seguito con Nick, con Filippo ieri, dico, ti è piaciuta? Fa, sì, sì, soprattutto quando è caduta la linea, dico, grazie, grazie Fabio, ecco. Sei un amico, più o meno tu, direi. No, scherzi a parte, Don Alberto, intanto quanti anni hai? 26. 26 anni, sacerdote sì. Da quanto? Da neanche 2 anni. Che bello. E sì. Cosa diresti oggi, qual è il tuo bilancio dopo 2 quasi anni di sacerdozio? Che il Signore riserva sempre delle gran belle sorprese. E so, ho la percezione, sento che il meglio, non so, ha ancora da venire. Non perché debba succedere chissà cosa, però, come dire, ero felicissimo il primo giorno dell'ordinazione, ero felicissimo un mese dopo, sono stato felicissimo un anno dopo, ma sono felicissimo. Cioè, quindi sento che il Signore mi guida, mi sta guidando. Bello. Senti, avresti mai detto, che ne so, prima di sentire la vocazione, che, non so, 10 anni fa, 15 anni fa, avresti mai detto oggi di rispondere così, dopo 2 anni di sacerdozio, di essere felicissimo, da sacerdote? No, in realtà no. Ma perché, come dire, la felicità, finché non ci sei dentro... Non la puoi capire, no? Uno ti può dire cos'è la felicità, uno ti può prospettare la felicità, però è solo una parola fin tanto che non diventa un'esperienza. Per cui vedevo sacerdoti felici, immaginavo che il sacerdozio, il ministero potessero rendermi contento, però ecco, finché uno non c'è dentro, non lo sa. Beh, qual è stata la cosa più felice nella tua vita? Vabbè. Beh, domandone, sono domande semplici quelle che mi sono scritto, ma sono più o meno simili per tutti, per cui almeno chi guarda le dirette prima qualcosa... Bella, guarda, bella domanda, e, ti do una risposta, non so se è proprio la risposta che vuoi, però ti dico che oggi è stata una giornata incasinatissima, come tante giornate di tutti in realtà, penso, cioè mille cose da fare, uno non ci sta dietro, poi deve fare delle cose importanti, si arrabatta e arriva col fiato alla gola, ecco, tipo il discorso di Giovanni Scifoni prima. E tra le tante cose che oggi ho dovuto fare, ho dovuto insegnare, avevo un'ora di lezione con la mia classe, che mi piace insegnare, cioè, mi sono proprio contento, però questa lezione sono arrivato un po' tirato, perché prima avevo un impegno, subito dopo avevo un altro, il tempo per mangiare pochissimo, per cui ho avuto la tentazione di dire, oggi proprio non c'ho voglia. Però in realtà, quando poi ho iniziato a vedere i ragazzi, a parlare, oggi abbiamo parlato del peccato originale, quindi cose belle, belle sode, come dire, in realtà io mi sono reso conto che fare quella cosa, che in realtà un pochino mi pesava all'inizio, perché era un impegno, mi ha reso felicissimo. Io ho passato un'ora di tempo con una felicità nel cuore grandissima, perché sapevo che era la cosa che io dovevo fare, insegnare, quella era la mia ora, quelli erano i miei ragazzi, mi stavano aspettando, e la cosa forse più bella, più importante che potessi fare era essere al 100% lì presente davanti a loro, cioè stare lì nel posto in cui mi sono trovato. Ti assicuro che non è stata la felicità coi fuochi d'artificio, non so se mi spiego, è stata proprio la felicità quella vera, quella autentica di chi, come dire, è fecondo perché sta nel terreno in cui Dio l'ha messo. Beh, una bellissima risposta. Tu sai che siamo all'interno di questa rubrica La ricerca della felicità, ogni mercoledì alle 19, anche aspettando questo nuovo libro
di Chiaramirante il 19 maggio. Dentro questo libro c'è anche un intero capitolo con dei suggerimenti per scoprire la felicità, alla luce in particolare del Vangelo. Uno di questi, anzi due, sono proprio le cose che hai detto tu adesso, con la tua vita, con la tua esperienza. Uno è l'attimo presente. Tu hai detto essere lì con tutto me stesso per i giovani. E un altro segreto, che troveremo nel libro un po' spiegato bene, anche se è un po' duro a volte, è che tra ciò che ci va, ciò che ci piace, ciò che è bene, a volte scegliere ciò che è bene, anche se costa, è una via sicura, perché in qualche modo è un atto d'amore puro e gratuito e dà questo effetto. E tu ci hai testimoniato con un esempio concreto. Mi ha colpito la tua risposta, perché non me l'aspettavo sinceramente, essendo, sai, la domanda era la felicità più grande della tua vita, sei andato sull'attualità di oggi, su una cosa molto concreta, però è molto bello perché è accessibile a tutti. Tutti possono provare a fare come hai detto tu e come hai fatto tu oggi. Certo. Senti, tu hai avuto modo di incontrare in qualche modo Papa Francesco, visto che in questo libro troveremo anche Papa Francesco. Hai avuto mai modo di incontrarlo di persona oppure no? No, di persona no. Mi ricordo che da seminarista ho servito una celebrazione in cui lui presiedeva, per cui l'ho incrociato da vicino, però non ho mai avuto occasione di... E cosa hai vissuto? Cosa ricordi di quel momento lì? Perché insomma è un po' di tensione, immagino. Il Papa, dico, quell'uomo mi ha colpito un sacco la sua concentrazione durante la preghiera. Poi il Papa lo vedi, no? Tutto bello, sgargiante, simpatico, col pollicione, quando parla pubblicamente, quando poi celebra la messa, entra in una concentrazione, un'attenzione spirituale che è davvero formidabile. E io dico, veramente... si ha la percezione che sta facendo qualcosa, la cosa più importante che possa fare, la cosa più decisiva della sua vita è quella lì. Beh, molto bello. C'è un particolare passaggio di ciò che il Papa ha detto in questi anni di magistero, una frase, un concetto che ti sta particolarmente a cuore, che ti ha illuminato, ti guida? Allora, mi ha proprio cambiato, devo dire, il suo passaggio sulla Chiesa in uscita. Quando lui dice che la Chiesa è come un ospedale da campo, che deve occuparsi di fasciare le ferite della gente, però appunto bisogna andare incontro alle persone che sono ferite. È meglio una Chiesa ferita, sporca, piuttosto che una Chiesa chiusa in se stessa, che sa di sacrestia, che fa così perché teme di sbilanciarsi. E davvero io ero seminarista, quindi quando ho sentito queste parole, effettivamente pensando poi alla mia formazione, ai miei anni di ministero futuro, ho detto, beh, effettivamente se lo dice lui che lo sta facendo, credo che sia davvero parola ispirata. Bello. Senti, tu oltretutto in una chiesa in uscita ti stai immedesimando molto bene, perché stai facendo dei video che stanno diventando virali, ma adesso al di là dei numeri, perché noi non dobbiamo mai guardare i numeri, dobbiamo guardare le persone, forse anche solo una persona che incontra Dio, quello è il vero risultato, una persona che amiamo, quello è il punto chiave. Maria Teresa diceva dobbiamo ragionare ec, uno alla volta, in indi. Ecco, allora la domanda un po' è questa, come è nata questa idea di fare youtuber da sacerdote, che ti riesce molto bene, i video sono efficaci, belli e penso possano arrivare a tanti, ma nel senso importante, non numerico, ma a tanti nel profondo, perché almeno aprono una domanda anche a chi è lontano, e questa è la Chiesa in uscita. Com'è nata questa tua attuale, diciamo, esigenza di comunicare attraverso YouTube in particolare? Allora, è nato perché c'è stata la quarantena. E quindi ho dovuto arrabattarmi per mantenere un contatto con i ragazzi che se ne stavano a casa. Sì, abbiamo tentato di fare la catechesi con le varie applicazioni su Zoom, eccetera, eccetera, Skype. Però ho detto, proviamo a fare di più, dato che ho più tempo in quella settimana. Mi invento un modo nuovo, faccio dei video per dargli quasi dei consigli per vivere bene quel tempo di quarantena. Quindi l'intento era dare vicinanza ai miei ragazzi. Poi in realtà la quarantena si è prolungata, lo sappiamo, siamo ancora qua, e ho pensato bene che fosse il caso di andare avanti, perché quella vicinanza che io ho tentato di realizzare nei confronti dei miei ragazzi, in realtà si è rivelata vicinanza rispetto a moltissimi altri,
i miei ragazzi in primis, però anche tanti altri, e mi sono reso conto che forse YouTube poteva essere un canale attraverso cui far passare davvero tanto bene. Beh, tu sei molto bravo, hai imparato da solo, proprio, sei un nativo digitale che sa montare, ti fai tutto da solo, monti tutto da sì, solo, sì, hai faccio tutto un da... skip di 15 persone come fanno i youtuber ufficiali. Magari, magari. Poi sei in quarantena, sono... non puoi. Sì, infatti sono io e me medesimo, ecco, che mi ha arrabbiato un pochino. E io non sono mai stato uno smanettone del computer, sinceramente, non ho mai fatto video in vita mia, non ho mai avuto esperienza. No, ho fatto liceo classico, cioè ho passato l'adolescenza con la faccia dentro le pagine del dizionario di latino e di greco, per cui non è che ho questa grande competenza informatica, però sono social, diciamo così, cioè sono nativo dei social network, possiamo dire. La roba dei video, come dire, ho fatto di necessità virtù ed è andata bene. Beh, sei bravo, sei proprio bravo, perché grazie, insomma hai, sono veramente efficaci e belli. Senti, allora, a questo punto... direi che la domanda finale, la domanda più importante, la sai, visto anche il nome della rubrica, La ricerca della felicità, che prepara questa uscita del libro il 19 maggio, Dio è gioia, per trovare la vera pienezza della gioia, qual è la tua ricetta segreta personale che fino ad oggi hai, diciamo, trovato o stai cercando di applicare con gli ingredienti segreti di Don Alberto Ravagnani per la felicità? Guarda, per esperienza personale, quello che mi ha sempre reso felice è stato, dico una cosa che forse non andrà molto di moda, obbedire alla realtà attraverso cui mi rendevo conto passava il volere di Dio. Cioè, io sono sempre stato un po' riottoso, cioè pensavo di sapere io cosa fosse giusto per me, so io cosa, ecco, dove andare, cosa è bene, mentre a volte mi sono proprio reso conto che obbedire alla realtà in cui stavo, al campo in cui ero mandato, mi permetteva di essere felice. E ci tengo a sottolineare, cioè, che felice per me non significa essere solo entusiasta, cioè la felicità non è esattamente come la gioia. C'è la gioia, che è proprio la manifestazione di esplosione, di emozioni, che si vede proprio. La felicità non sempre è connotata dal punto di vista emotivo. Io, come dicevo prima, cioè io ero felice perché facevo lezione, perché quello mi permetteva di essere fecondo, mi permetteva di portare frutto con la mia vita. Io so che facendo il prete qui nella mia parrocchia, nel mio oratorio, facendo bene il mio dovere di insegnante, di sacerdote, questo mi rende felice. Non tutti i giorni sarò al top dell'umore, forse. Forse non tutti i giorni avrò, come dire, una grande gioia che mi invade sensibilmente. Però io so che sono nel posto giusto, perché Dio mi ha messo qui. E se io obbedisco a questa realtà, posso portare molto frutto e quindi fare tanto bene per le persone che aspettano da me questo bene. Beh, bellissima la tua ricetta, davvero. Innanzitutto ci hai dato due cose che io provo a rilanciare. La prima è obbedire alla realtà. È veramente bello. Poi devi obbedire anche al vescovo, lo sai, eh? Sempre. Vabbè, scherzi a parte, chiaramente, però intanto anche la realtà. E poi la differenza tra gioia e felicità. Nel libro, Chiara, io ho avuto modo di leggerlo, spiega come la gioia sia un frutto dello spirito, per cui effettivamente è diverso dalla felicità. Ed è vero, tu hai fatto esperienza di questa differenza nella tua vita tra gioia, allora, e felicità? Guarda, ti devo dire di sì. Allora, gioia l'ho... Ti è bloccato, vai, vedete? Sì. Bella lì. Allora, gioia l'ho provata quando ero un pischello, cioè ero proprio un adolescente, stavo maturando la vocazione, e mi ricordo di una sera. Il giorno dopo avrei bigiato scuola per rimanere a casa a studiare, no, c'era una verifica di filosofia che non potete capire, cioè, per cui avevo bisogno di studiare, sto a casa, così studio. Però ero bravo, cioè, quella volta l'avevo fatto, mai più. Poi alla sera guardo un film che mi aveva consigliato una mia amica, un film tristissimo, proprio di quelli tristi che finiscono male, che dici, ma mamma mia. E alla fine del film io potevo deprimermi, intristirmi, e invece ero contento. Allora mi sono messo, e non avevo sonno, mi sono messo a leggiucchiare, a scorrere un po' di post dei miei amici su Facebook, a guardare qualche video da Venia, queste cose qui, ero proprio contento. E avevo montava dentro di me una sorta di una roba che non avevo mai sperimentato, che non chiamavo gioia, e che non riuscivo a contenere, ma era proprio tardi, era notte, mio fratello dormiva, e io non riuscivo, mi ricordo che non riuscivo a stare sulla sedia, perché avevo bisogno di
buttare fuori questa carica che dentro di me stava montando. Nel momento in cui parlavo con Dio, in modo molto molto semplice, e a un certo punto ho detto basta, non ce la faccio, devo fare qualcosa. Ho preso in mano il telefono, ho scritto un messaggio, ho scritto tipo sono felice, sono innamorato, innamorati, ridi, balla, vivi la vita, una roba leggera, stupidata, seleziona tutta la rubrica, invia. Bam. E sono andato a letto. E la mattina dopo un casino, perché, oh, ma dici chi è, di chi ti sei innamorato, cosa è successo, sei matto. No, in realtà mi rendevo conto che avevo dentro di me una gioia enorme che non riuscivo a contenere dentro il cuore e avevo bisogno di condividerla. E, ecco, quella è stata per me esperienza di gioia. E lì, quello è stato uno dei contatti con Dio forse più autentici e più veri, perché ero giovanissimo, avevo avuto 17 anni, ero, come dire, molto puro, cioè non avevo grandi conoscenze di vita spirituale, maestri spirituali, esperienze di preghiera, no. È arrivato e davvero è stato travolgente. Quella è stata un'esperienza di gioia indimenticabile. Grazie di cuore, Don Alberto, perché almeno hai dato concretezza a questa differenza attraverso un esempio concreto della tua vita. Grazie per esserti raccontato e per aver dedicato questo tempo a noi, anche con tanta pazienza oggi, perché era veramente complessa. Vedi come l'arte di improvvisare serve. Ma ce l'abbiamo fatta. Beh, io ho visto Nick, cioè, grazie. È stato carinissimo, Filippo, il mio soccorso. Poi sai che ti aspetto qua, vero? Sì, quando sì, ripartirà, certo, tutto, volentieri. Qui hai Elena Martelli, che la sua famiglia è in parrocchia da te. Grande, ti saluta. Sì. E tanti amici che ti aspettano a Città della Cielo qui a Frosinone, anche se non è proprio, diciamo, lungo la via, ma se verrai a Roma, okay, poi allunghi, dai, ti aspettiamo. Vabbè, oggi il Frecciarossa è molto sì, veloce. Sì, sì, faranno anche una fermata, lo sai, fanno l'alta velocità qua a Frosinone, sì, una bellissima, perfetto, notizia di questi giorni, almeno avremo l'alta velocità e potremo andare veloci. Senti, che dire, grazie a te di cuore, continuiamo a seguirti, molti scrivono se salvo la diretta, io ci proverò, non so perché, non è così semplice. Non è così semplice alla fine trovare il tastino in cui premi. Guarda, è incredibile. Sembro ogni volta, mi sembra una diretta nuova. Non capisco come funzionano le cose. Comunque, proverò a salvarla. Quasi sicuramente la salviamo, la rimontiamo e la mettiamo su YouTube. Nuovi Orizzonti Web TV si trova lì su YouTube. Per cui continuate a seguire Don Alberto, sosteniamolo perché sta facendo tanto del bene. Bravissimo con la preghiera, ed è anche bella la stima reciproca tra noi confratelli, è importante, Alberto, sostenerci, volerci bene, eh? È veramente, sì, fondamentale, per cui sappi che hai un fratello su cui contare e penso che anch'io posso dire lo stesso. Sicuro. Va bene, grazie allora, di cuore a te, un abbraccio e salutiamo, è stato tutti bello. Ciao a tutti. Tutti alla ricerca della felicità, mercoledì prossimo alle 19, ciao, con altri due ospiti e vedremo chi, ciao ciao.